aprile 2015, un altro appuntamento targato Caffè dei giornalisti organizzato al Palazzo Saluzzo Paesano. In questo incontro primaverile con Lucia Goracci e Laura Silvia Battaglia si parla di Iraq, un altro Iraq, non solo guerra e terrorismo, ma un paese che continua a sperare e resistere. Abbiamo cercato attraverso lo sguardo e le letture di inviate, giornaliste che si occupano di Iraq da anni, di dare una lettura anche diversa di quello che è solitamente l'immagine che emerge dai media mainstream, diciamo, di questo paese, che sicuramente ha una storia complessa e sta vivendo un momento molto complicato, ma che ha in sé una storia che deve essere raccontata, che è quella dell'Iraq degli attivisti e dei movimenti civili, che è quella degli abitanti che rimangono e sono soggetti agli aftermath di conflitti che hanno distrutto il paese, insomma, in questi anni. Lo sguardo della donna sulle guerre ha fatto molto bene il racconto dai teatri di guerra, a volte è anche utile. Io dico sempre che può essere svantaggioso, perché soprattutto in un paese fondamentalista non sei troppo presa sul serio, può anche essere vantaggioso perché sei vista come meno elemento di rischio, forse più naif, più disinformata, ti fanno vedere più cose se sei una donna. Il tema è uno di quelli che mi stanno più a cuore, perché l'Iraq è stata una grande crisi dimenticata dai media mainstream. L'abbiamo riscoperto adesso perché ci interessa direttamente, in quanto poi lo Stato Islamico e le sue così propaggini più estreme giungono anche da noi. Tutto quello che è successo in Iraq dopo il 2003, cioè dopo l'intervento americano e la cacciata di Saddam Hussein, in qualche modo ha preparato e spiega quello che sta succedendo adesso, ma noi non ci siamo soffermati troppo ad ascoltare. Il Caffè dei giornalisti direi che è un luogo, io credo, per pensare sicuramente, oltre ad avere una visione secondo me abbastanza complessa anche di quello che andiamo a raccontare. Questa serata è stata organizzata in tanti mesi, molto pensata in tutti i minimi dettagli, dal tipo di materiali da proiettare, le foto da esporre, con grandi scambi di idee, di punti di vista. Io devo dire francamente che posti così ce ne vorrebbero un po' di più in tutta Italia. Questo Iraq è un Iraq fatto anche di donne, perché lo raccontiamo come giornaliste, come operatori dell'informazione, quindi al di là ovviamente l'appartenenza di genere, è un paese dove le donne hanno un ruolo molto importante. Direi che spesso i media raccontano solo alcuni aspetti, ma sono un assoluto motore della società. Le donne irachene sono molte, ci sono molte che sono delle femministe, ci sono molte che sono delle femministe, diciamo così, islamiche, altre che invece sono delle forti rappresentanti politiche dei partiti legati alle minoranze cristiane. Insomma, è un paese anche dove le donne hanno pagato un grandissimo tributo ad anni di guerra, ad anni di occupazione, ad anni di sanzioni, e sono certamente coloro che sono anche depositarie di molte speranze della società. Quando mi sono arrivati questi brani sono stati un pugno nello stomaco. Si alternavano momenti in cui c'era, come dire, la felicità, l'ottimismo, dei momenti molto duri, e in effetti poi la scelta è stata quella di dare un misto appunto di brani che trasmettessero proprio questi sentimenti. Credo che l'averli incastonati all'interno di questa presentazione, in cui c'erano comunque delle giornaliste molto competenti, che spero veramente di poter rivedere più volte su tutti i mezzi di informazione, vedere i loro contributi su tutti i giornali, perché abbiamo bisogno di persone capaci di raccontare. Abbiamo cercato, sia con questo incontro che noi come Osservatorio Iraq con il nostro lavoro, cerchiamo di fare sempre questo: raccontare l'Iraq che scompare, che non è soltanto violenza, attentati terroristici, guerra e disperazione, ma è anche una società civile che resiste con grandissimo coraggio e che cerca di ricostruire da quelle macerie che spesso siamo noi a provocare.
Un commento sulla realtà del caffè dei giornalisti, forse dovrebbero essercene un po' di più nel nostro paese. Dovrebbero essercene molti di più, perché è stato interessantissimo sia il taglio dell'iniziativa che l'organizzazione che la grande partecipazione della gente, il che vuol dire che sono incontri che sono sempre più importanti perché dimostrano che le persone hanno veramente interesse a seguire, a saperne di più e in un altro modo. Prossimi progetti? Allora, ce ne sono tanti, sono molto articolati, di sicuro si può già dire che a novembre, che è un po' in là, però è una data che ci piace già avere in programmazione, ci sarà un'altra edizione di Voci Scomode che avevamo già proposto l'anno scorso con Maison di Giornaliste e l'Università di Torino, quindi ci saranno di nuovo dei giornalisti della Maison, dei rifugiati, probabilmente africani quest'anno.